Allora, chi governa è, io direi, crescentemente rispetto alla, come dire, riapertura immediatamente post-fascista, crescentemente il centro, però con dinamiche molto particolari che hanno a che fare col peso specifico di alcune componenti dell'elite accademica, e questa è un'altra cosa da studiare. C'è un vecchio libro che era schematico, che era discutibile nella sua rigidezza sociologica, di uno studioso americano, si chiama Barton Clark, sul sistema universitario italiano, dove lui faceva vedere come tutto fosse retto dal rapporto quasi personale fra alcuni grandi accademici, ma proprio persone fisiche, e l'alta dirigenza ministeriale centrale. L'assegnazione delle cattedre, le dinamiche della selezione, del reclutamento, l'assegnazione dei finanziamenti, non quelli ordinari, perché quelli sono normali, sono basati sul finanziamento storico, ma straordinari, dove la discrezionalità è molto maggiore. Cercare di capire chi e come interloquisse davvero con l'alta dirigenza amministrativa, quali fossero i filtri, uno è il Consiglio Superiore, naturalmente, che ha un ruolo non paragonabile a quello dell'età liberale, dove davvero in certi periodi ha contato molto, ma che ha un ruolo di freno, di selezione delle pratiche. Io questo l'ho visto, uno parla poi delle poche cose che ha sperimentato direttamente nella ricerca, ha un ruolo ad esempio nel problema delle politiche territoriali, cerca di porre dei freni allo sviluppo delle nuove sedi, cerca di porre dei criteri, cioè, ha un suo peso, ma ecco l'impressione che alcune persone, alcuni grandi accademici contassero molto. E dei ministri si è detto conta molto la durata in servizio. Gonella ha contato molto, Gui ha contato, anche se ha perso, però ha contato, cioè è uno di quelli che ha comunque posto sul terreno una serie di problemi. Hanno contato molto anche persone già ministri e che continuano ad avere un importante ruolo nella politica universitaria dei loro partiti. Classico esempio Ermini, sempre per la Democrazia Cristiana, altro personaggio di grande rilievo. L'impressione è che i partiti in quanto tale, ma questa è un'impressione, c'è stata una tesi di dottorato discussa di recente a Viterbo, piuttosto interessante su queste cose, ma che i partiti in quanto tale delegassero. Cioè che sull'università, sulla scuola non è così, ma sull'università delegassero ad alcune persone di riferimento interne ai partiti che poi avessero un larghissimo margine di iniziativa personale, soprattutto nella gestione dei loro rapporti con il mondo accademico. E quindi di nuovo sono canali poco formalizzati, bisogna andare a vedere i carteggi di Battaglia, di Codignola, cioè vedere chi sono i loro interlocutori, a chi si affidano quando parlano. Quindi i grandi rettori, i grandi accademici, sono rettorati interminabili, non parlo di quello di Carlo Bo a Urbino, ma Battaglia a Bologna, Padova, un rettore che rimane rettore per 20 anni, cioè, sono rettorati molto lunghi e sono loro che interloquiscono direttamente col Ministero, sicuramente. Quindi è. Però anche di questo noi abbiamo notizie che stanno fra l'aneddotico e il burocratico. E invece su questo bisogna fare ricerca storica, cioè prosopografia. È la via, insomma, per capire bene queste dinamiche. Sono loro che governano, ho l'impressione. Poi da un certo punto sono i numeri, cioè da quando la situazione, questo ha ragione Capano che lo scrive, da quando la situazione quantitativa sfugge al controllo, le risposte sono risposte di difesa, bisogna tenere in piedi l'edificio, e si pensò, sbagliando, ma lo sappiamo adesso, era troppo facile dirlo adesso, che bastasse allargarlo. Perché questo succede. Bastasse allargarlo, bastasse renderlo più capiente, invece no. Però imputarlo agli attori di quel momento, se uno riguarda il complesso, cioè riguarda quali erano le prospettive, non è così semplice. Ora sappiamo che non ha funzionato. È un periodo condizionato, poi ci torniamo sulla questione del nesso con lo sviluppo, dalle famose proiezioni Svimez che dicevano che l'Italia avrebbe avuto una clamorosa carenza di diplomati e laureati in rapporto al tasso di sviluppo negli anni 70-80, ma quelle erano previsioni che si basavano su due presupposti che si sono rivelati entrambi falsi, un tasso di sviluppo demografico costante e un tasso di sviluppo economico costante. Nessuna delle due cose ha funzionato. Però la classe politica è stata convinta, in buona o mala fede, non so, ma verosimilmente molti anche in buona fede, che occorresse allargare il più possibile perché altrimenti ci sarebbe stato un freno allo sviluppo.
se i dati erano quelli, ragionavano sui dati che avevano a loro disposizione. Ripeto, la critica retrospettiva adesso è troppo facile, bisogna cercare di riportarsi al contesto in cui le decisioni venivano prese, insomma. Io ho l'impressione, ma è un'impressione, qui davvero mancano gli studi, ho l'impressione che nei momenti cruciali, e si vede anche oggi, raramente o quasi mai il corpo docente italiano abbia funzionato come una corporazione forte nella difesa di interessi settoriali, ma debolissima nella difesa degli interessi di sistema dell'università. C'è qualche studio, qualcosina si comincia a sapere sui professori, deputati e senatori, però anche lì uno studio d'insieme vero sull'università in Parlamento, insomma, ma ci vogliono anni per farlo bene, non si fa in fretta, e poi dopo uno non pubblica, l'ANVUR non gli giudica, vabbè, è questo purtroppo, perché da lì si capirebbero molte cose. Però quello che sembra possibile dire è che, ecco, che un'identità di corpo, gli accademici, come punto di riferimento primario di identità in Italia abbia funzionato poco e male. Poco e male. Per divisioni che non sono quelle che solitamente alcuni amici tirano fuori, cioè le divisioni verticali del corpo accademico. Professori ordinari, gli associati, ricercatori, precari, sì, contano naturalmente, ma non è quello che ha contato. Le divisioni vere che hanno contato sono le divisioni fra facoltà professionali e facoltà non professionali, le divisioni fra grandi atenei e piccoli e medi atenei, cioè sono tutte le divisioni strutturali di lungo periodo dell'università italiana. Per cui il medico di Roma, il grande clinico dell'Università di Roma, non pensa minimamente di appartenere allo stesso corpo dell'epigrafista di Cagliari. Non l'ha mai pensato, non ha mai agito come se. Questo ha messo l'università nelle mani di decisori, nelle mani di alcuni influenti universitari, ma che agiscono come influenti universitari per il loro settore, per la loro sede, per i loro interessi. Bisognerebbe vederlo retrospettivamente, bisognerebbe vedere le votazioni parlamentari, la presentazione dei disegni di legge, gli schieramenti che si creano, ma sono sempre schieramenti settoriali. Il corpo accademico in quanto tale in Italia è debole, è simbolicamente, torniamo al discorso di prima sul discorso pubblico sull'università, è stato sempre simbolicamente marginale. Io mi divertii moltissimo quando avevo fatto quel saggetto sull'Associazione Nazionale dei Professori Universitari a pubblicare un pezzettino in cui questi si lamentavano, l'Italia era una monarchia quindi c'erano i ranghi pubblici, del bassissimo rango pubblico che toccava gli universitari nelle manifestazioni pubbliche, nelle celebrazioni pubbliche, venivano dopo tutti gli altri funzionari pubblici, il rettore dell'università era dietro tutta una serie di altre figure pubbliche di riferimento, non ha un rilievo simbolico particolare, non... Nel Senato Regio non bastava essere professori universitari per essere nominati senatori, bisognava essere membro di un'accademia. Il professore in quanto tale non era nominabile come senatore, mentre altre categorie di pubblico impiego sì. È un rilievo simbolico debole, è un trattamento economico, salvo che nel periodo che consideriamo, fra anni 50 e 70 i professori universitari italiani hanno guadagnato comparativamente bene per l'aggancio ai magistrati, ma prima non c'era e dopo non c'è stato più. Quindi, ecco, anche dal punto di vista materiale non è un ceto particolarmente gratificato ed è lacerato da contraddizioni che, ripeto, però non sono le contraddizioni verticali, sono faglie orizzontali, sono grandi e piccoli atenei, facoltà professionali, facoltà scientifiche e altre divisioni storiche profonde del sistema. Io credo che sia debole, mi sembra di vedere una estrema debolezza del corpo che non riesce a difendere neanche interessi di sopravvivenza quasi. Nell'intera pubblica amministrazione italiana l'università è quella che ha subito il taglio finanziario e di personale percentualmente più alto negli ultimi 10 anni. È un dato documentato e sul quale abbiamo una grande quantità di statistiche, e la Camera è piena di professori universitari e anche il Senato.